Viaggi è il titolo di una mostra a cura del circolo fotografico Misericordia Pian del Quercione BFI. 40 iscritti per 40 anni di attività, festeggiati recentemente, che lo rendono primo in Italia tra quelli affiliati alla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Questa mostra che si intitola Viaggi è legata da viaggi intesi anche come un viaggio interiore, quindi un viaggio dell'anima, della sensibilità e quindi nella ricerca che ognuno ci mette e quindi nei vari modi di espressione fotografica, perché come si può vedere in mostra ci sono diverse tipologie di fotografie, dalla foto di strada, qualche paesaggio, e si va un po' più nel mondo del lavoro, delle persone, quindi si spazia, gli ambiti fotografici sono molteplici e quindi in ogni ambito chiaramente il fotografo si esprime in base a quella che è la propria conoscenza. La mostra è stata inaugurata all'interno del neonato spazio Lumen, a Montramito, siamo in provincia di Lucca, proprio di fronte al punto vendita di Unicop Firenze, una nuova realtà, nata attraverso il recupero di un capannone industriale, che sceglie di guardare al futuro. Una volta che sono andato in pensione, il mio desiderio era quello, vista la mia esperienza nell'ambito scolastico, di poter dare l'opportunità agli artisti emergenti, ai giovani, di avere uno spazio che gli desse la possibilità di poter fare delle mostre. Un obiettivo, quello di puntare sui giovani e sulle nuove generazioni, condiviso anche dall'amministrazione locale. Una nuova realtà che nasce sul nostro territorio, una nuova realtà di arti visive, una nuova realtà culturale in un ambiente totalmente particolare, diverso, nuovo, destinato ad eventi culturali e soprattutto anche rivolto ai giovani. Rivolte giovani che possono appassionarsi di fotografie, ma non solo. Quindi è chiaro che come amministrazione comunale siamo ben onorati di essere stasera qua. Lumen vuole porsi quindi come spazio multidisciplinare, fotografia certo, con appuntamenti per neofiti ed esperti e corsi di fotografia per smartphone, ma anche pittura giapponese e cianotipia. Si chiude con la possibilità di imparare a sviluppare con una particolarissima camera oscura, realizzata all'interno di una vecchia roulotte. Anche qui non ci piace essere nel classico, no? Di fare chiudere una parte del nostro spazio con delle pareti di cartongesso, e invece l'idea di farla su ruota era più in sintonia con quello che è il nostro fare, no? E poi chi lo sa, magari un domani la ritarghiamo e ci andiamo in giro per le piazze a stampare direttamente sul luogo, quindi chi lo sa. Fondamentale nel dialogo fra le parti e nel sostegno all'iniziativa, l'impegno consueto della locale sezione soci. Sicuramente intanto collaboriamo con delle mostre fotografiche aiutando i nostri soci, per esempio nei concorsi fotografici oppure nei corsi di fotografia avranno uno sconto rispetto alla spesa complessiva che un non socio deve affrontare per poter frequentare questi soci. L'altro aspetto è appunto di poter far conoscere questa espressione culturale, artistica a tanti soci che magari si avvicinano per la prima volta alla fotografia. Questo secondo noi è molto importante.